sia l'interior design che il contract si sono innamorati di questo materiale e l'hanno riscoperto. Avevamo già visto durante il Salone del Mobile un interesse veramente particolare per rilanciare il legno assieme al marmo, in modo da poter creare degli ambienti che siano più importanti, di consegne molto più importanti nella parte del design, quindi un completamento logico del settore dell'interior utilizzando questo materiale rilanciato in maniera molto soft e molto soft intendo come percezione di superficie e quindi adatto anche a delle case e a del contract importante, non più freddo e distante, ma vicino alle persone, caldo e accogliente. Il marmo, come potete aver visto anche al padiglione 1, è utilizzato oggi sfruttando delle tecniche che permettono una lavorazione completamente diversa da un tempo. Il marmo è diventato flessibile, è diventato dinamico e quindi nell'interior design il marmo in questo momento può essere utilizzato in modo proprio sia per costruire mobili, sia per costruire pareti, boiserie, sia per dare delle nuove valenze proprio alle strutture architettoniche interne di qualsiasi tipo di contract, dalle hall degli alberghi alle spa, ai bagni, ma anche, perché no, nelle camere da letto o qualsiasi altra zona che possa essere interessata da un completamento di interior.